Allora, siamo vicino all'appartamento. Questo è il percorso paesaggistico e turistico per escursioni lungo le colline di Verona, che costeggia le mura della città antica. Ecco, il percorso inizia qui. Vedete anche la vicinanza di una fermata dell'autobus. E si procede. In questa zona abbiamo un parco piccolino dove organizzano sulle mura antiche dei concerti che sono di solito di musica rock. Ecco, andiamo ora sulla strada. Il percorso che facciamo ora è quello prettamente da trekking, ma ci sono anche altri percorsi paralleli che conducono più o meno nella stessa zona e che sono percorribili in auto oppure sempre a piedi, ma con meno fatica. Chiaramente questo è quello più sportivo, quello più selvaggio e quello che permette l'immersione quasi totale nella natura. Il percorso si articola per buona parte in salita ed è quasi completamente asfaltato, anche se la parte finale è poi la migliore, la più bella, e non è asfaltata. Il progetto del comune prevede la realizzazione di un circuito preparato in più tappe nel corso degli anni. E come potete vedere, o come potrete vedere tra poco, è già a buon punto. Qui le uniche auto che incontrerete sono quelle dei residenti della zona, che per ovvi motivi hanno necessità di accedervi, ma il percorso è completamente tranquillo, separato dal traffico e isolato anche in termini di altezza, quindi si respira sicuramente un'aria più pulita. Lungo il tracciato sono numerose anche le associazioni, spesso gestite da componenti ecclesiastici, volte alla cura e al recupero dei giovani o dei disabili. Ecco, qui che alla nostra sinistra troviamo un primo parco per gli animali, ma anche per i bambini, un campo gioco che magari vi farò visitare più avanti. E qui di fianco un campo da tennis con l'erbetta.
un'area del tutto isolata eppure completamente sicura, perché costeggia le zone più densamente popolate, facilmente raggiungibili correndo lungo le vie traverse, e grazie anche ad una capillare presenza delle forze dell'ordine pronte a intervenire. In questo tratto pianeggiante il runner può recuperare le forze che gli risulteranno sicuramente essenziali per il successivo percorso che lo attende. Proprio in questo spiazzo davanti a noi, infatti, iniziano le associazioni ecclesiastiche, che vantano un lungo trascorso storico, e ci troveremo anche alle spalle del famosissimo Giardino Giusti, i cui confini arrivano fino a questo punto. Questa è una zona molto sentita anche per i fedeli cattolici, che offre sicuramente numerose occasioni per vivere momenti di riflessione, unitamente insomma a bellissimi paesaggi. Quindi questi scorci naturalistici che favoriscono la meditazione. Questa porta che vedete qui a sinistra confina proprio con il Giardino Giusti. Ora si trova qui davanti a noi un bivio. Il lato sinistro è il più facile, il destro è il più difficile. E noi andremo a destra. Una cosa è importante sapere: lungo tutto questo percorso fino all'arrivo al castello non troverete acqua, è quindi importante portarsela dietro.
qui c'è un altro giardino privato della chiesa che noi ora non visiteremo, ma è importante saperne l'esistenza perché i fedeli possono prendere contatto e fermarsi. Così come lungo il tragitto troverete queste piccole porte attraversando le quali si dipanano percorsi ancora più selvatici, di cui ora vi darò una rapida occhiata. Guardate qua giù, è tutto percorribile, ma chiaramente le performance richieste ed i rischi aumentano. Qui si scende e si percorre il sentiero. Torniamo ora indietro. Come vi dicevo, il percorso che noi stiamo per affrontare è il più impervio. In realtà è stato già sistemato in parte, per cui per il tratto iniziale, pur non essendoci l'asfalto, c'è una ghiaia, un petrisco unito a terra battuta che ne agevola la salita. Pensate che qui prima c'erano i solchi dei carri lasciati nei secoli. Come si vede dalla pendenza è piuttosto ripido, ma questo, ragazzi miei, fa parte del gioco. Per gli sportivi questa è divertimento. Notate anche le pietre di riporto, belle levigate, smussate, che sono state sapientemente aggiunte. Vi assicuro che da questo punto in poi non ci sarà nessuna auto che possa raggiungervi, forse qualche bicicletta, ma la maggior parte sono persone sportive che corrono o che si fanno una semplice passeggiata, perché in fondo poi c'è la sorpresa, un bel parco con dei tavoli in legno dove si può tranquillamente fare un picnic e sostare tutto il tempo che si vuole. Ecco che la terra battuta termina qui e vedete come appare il suolo alle sue origini, con la pietra viva che riaffiora, molto bello e caratteristico. Chiaramente questo è il posto migliore per gli animali, dove volendo possono essere lasciati anche liberi di scorazzare.
lungo il tracciato sarà possibile anche capitare in delle aree che sono al momento un po' disastrate a causa degli ormai piuttosto frequenti temporali e nubifragi che si abbattono su questa zona a causa dei cambiamenti climatici che coinvolgono tutti. Ed infatti qui c'è già un primo piccolo rametto qualora nella zona dovreste incappare in dei senza tetto che trovano riparo in questi ruderi, non dobbiate preoccuparvi, perché sono di solito persone che stanno per fatti loro e che non disturbano. Quindi voi continuate il vostro percorso, che chiaramente vi invito a fare sempre in gruppo, se gli orari non sono quelli mattutini. Talvolta alcuni di questi spiazzi adesso chiusi sono anche accessibili. All'interno si trovano sempre delle tavolate dove è possibile sostare. La scelta di chiudere probabilmente è stata legata proprio alla presenza di questi senza tetto che bivaccando, ma poi non ripulendo, lasciavano tutto sporco. Quello che state osservando con questo video è un vero e proprio tesoro, non solo paesaggistico, ma proprio come oggetto culturale da vivere e preservare, perché nonostante dia l'impressione di essere isolato e lontano, in realtà è vicinissimo al centro storico e aiuta anche a vivere la storia, perché queste sono mura asburgiche di quando Verona era separata tra Francia e Austria. Ci sono le torri, ben conservate devo dire, e ci sono anche i segni dei percorsi di trekking per gli escursionisti. Lì in fondo c'è un recinto che risale a un paio di anni fa, perché nel 2020, ad agosto, una tromba d'aria molto forte ha completamente portato all'abbattimento di 500 alberi qui in città. Il muro infatti sulla sinistra è privato e appartiene alla diocesi. E c'erano alberi maestosi e antichi. Per il momento non è stato possibile ricostruire, probabilmente per la necessità di utilizzare le stesse tecniche di edificazione che si usavano secoli prima, e quindi in attesa di questo lavoro di maestria artigianale è stato tutto recintato. Questi infatti sono muretti a secco, realizzati attraverso pietre
prevalentemente di fiume, ma anche resti di altre costruzioni antiche fatte con mattoni di argilla cotta. Ecco, la mia andatura è di una passeggiata. Avete visto, abbiamo incontrato anche diverse persone, molte delle quali erano ragazze. Considerando il passo medio, siamo intorno ai 4 km orari. Quindi alla fine del percorso potrete stimare un po' la sua lunghezza. Ecco, qui già si è ampliato lo spazio. Come vedete, siamo quasi arrivati alla radura. Beh, è un posto dove in primavera gli insetti si riproducono in un modo esponenziale. Quindi, ecco, anche per i naturalisti che amano questo tipo di fauna potrete apprezzarla. Ora il percorso vede l'erba bassa perché, essendo curato, sono passati gli addetti che hanno tagliato l'erba. Ma è ancora possibile vedere nella zona centrale il percorso più battuto, che è poi quello che utilizzavano i carri. Sicuramente i nostri amici a quattro zampe non disdegneranno una bella corsa e una bella gara al nascondino qui. È un posto dove potersi rilassare con il solo rumore delle cicale. E siamo giunti all'altro bivio. Questo porta direttamente giù in vicolo Santa Chiara, se volete avere un riferimento. Qui a sinistra, costeggiando alcune villette, si giunge al vicolo Santa Chiara. Troverete anche una fontana, ma è scritto chiaramente che l'acqua non è potabile. Sembra un po' impervio, ma vi assicuro non lo è. Questo percorso può essere anche chiamato, da questo punto in poi, percorso dell'acqua, perché evidentemente c'erano delle sorgenti anticamente. In realtà non ne conosco l'origine del nome, ma quando arriveremo vi mostrerò appunto l'appellativo utilizzato. Ecco, noi adesso stiamo arrivando nel grande spiazzo, però se possibile io devierò un attimo sulla destra per portarvi a una radura che dovrebbe essere aperta, per poi tornare sui nostri passi. Vedete? Ecco, questa radura offre bei panorami, di solito ci sono senza tetto. Vediamo. Qui è possibile fare picnic. Ci troviamo in una zona che il turista medio non conosce, quindi non gira da questa parte. Vedete? Parco delle mura, c'è scritto lì in fondo. Qui c'è un bel tavolo, i graffiti chiaramente fanno parte della ambientazione perché sono stati realizzati dai senzatetto,
ma qui vi assicuro c'è un bellissimo panorama, io ho mangiato tante volte e si può venire. Se qui è occupato, allora si può andare da un'altra parte, che ora vi mostrerò. Ecco laggiù in fondo la scritta Parco delle Mura. Vedete? Torniamo sui nostri passi. Attenzione alle grate. Probabilmente raccolgono l'acqua piovana e lì bisogna fare attenzione, quindi a non metterci i piedi, perché possono essere anche state aperte e riposizionate male. Certo, non è un posto dove i bambini possono venire da soli, è un posto per, sì, giovani, adulti, ma anche adulti di tutte le età. I bambini, come sempre, accompagnati, chiaramente. Siamo tornati sui nostri passi. Ed ecco che siamo quasi giunti alla radura più grande che ci aspetta. E dove io sosterrei volentieri, ma per voi farò un'eccezione e proseguirò in modo tale da darvi l'idea completa di questo parco nel video registrato in soluzione unica e senza fare collage. Ecco, quelli che vedete appesi ai muri sono tutti capperi e non vi nascondo che ci sono persone che vengono a raccoglierli. Qui, come vedete, ci sono diversi tavolini dove è possibile fermarsi e anche secchi per l'immondizia. Qua ci sono due sedie, qua ci sta un tavolino, altri tavolini alla nostra sinistra e di fronte a noi. Qui l'estensione è immensa, stiamo parlando di 15 metri di larghezza probabilmente. E lì vedete una scritta che adesso mi fermerò per farvi leggere. Castello San Felice. Ebbene sì, abbiamo trovato un altro pezzo di storia. Vi ricordo sempre, a sinistra muro a secco della chiesa, a destra mura asburgiche. Purtroppo questi graffiti non ci vorrebbero, fa parte purtroppo di quel retaggio culturale che ci portiamo dietro perché sono atti vandalici. Ecco, qui di solito i turisti amano fermarsi e prendere il sole nel pomeriggio, a cui arriva il sole, oppure, visto che è tutta una zona d'ombra, di mattina fino a pranzo inoltrato, perché adesso che sto facendo il video sono le 12 per farvi avere un'idea, quindi è proprio l'ora di pranzo, tutta ombra, e quindi qui ci si rinfresca, ci si riposa, ci si rilassa, mentre magari nell'appartamento del B&B dove ci troviamo o in centro città il sole scalda e si sta molto bene qua, ve lo posso garantire.
un raggio di luce più avanti e insieme al raggio di luce quei tronchi abbattuti con l'ultimo temporale. Ma a giudicare dalle persone che abbiamo già incontrato, immagino sia possibile attraversarle, ed è quello che proveremo ora. Uè, basta! Eccoci qua, direi che almeno il primo tratto si può fare. Ecco qua, ammirate il tronco come è stato lacerato completamente dal temporale. Per fortuna che quando è successo non c'era nessuno. Qui passare è un'impresa. Ma forse si può fare di lato. Eccoci qua. Un altro albero abbattuto, che tristezza, sono così belli, anch'essi sono un pezzo di storia, credo che ne pianteranno certamente di nuovi. E voilà, ci ritroviamo dall'altra parte. Vi faccio ammirare questo tratto per farvi vedere come costruivano in passato. Il muro è stato fatto sopra una pietra, la pietra non è stata tolta, è diventata parte del muro. E ora c'è una discesa, faccio vedere anche questo scorcio laterale che offre ad altri percorsi. Tutti segnati, vedete? Ma torniamo sul nostro percorso iniziale e andiamo avanti, vediamo. Anche qui un bivio, due percorsi che conducono nella stessa parte, e noi prenderemo quello di destra perché così abbiamo fatto finora e vediamo dove ci porta. Ottimo percorso anche per caccia al tesoro organizzate da scout o famigliole numerose, dove magari occorre trovare un modo anche per far divertire i ragazzi in sicurezza, chiaramente. Thank you.
siamo quasi, stiamo per raggiungere alla prima delle due tappe della nostra lunga passeggiata. Infatti potete intravedere già in lontananza le auto. Da quel punto in poi avremo a disposizione di nuovo l'asfalto. Ed eccoci qua, giunti al primo stop del nostro percorso. E la strada che prendiamo, indovinate un po' qual è? Sempre quella di destra. Quindi non ci si può sbagliare, sempre a destra. Ecco qui, ora il percorso naturalistico si può dire concluso, nonostante più avanti ci siano altri parchi che potrete trovare aperti a seconda del momento della fascia oraria. Ora invece, prima di chiudere il video, qui ci troviamo al campeggio Castel San Pietro. Vi faccio vedere il collegamento con la strada da questa parte, la scritta, e proseguiamo, questo è un camping, verso il castello che non è un rudere ma che è ancora aperto e attivo. Qui possono passare auto come vedete, quindi costeggiate sempre uno dei due lati, io ho scelto quello sinistra per l'ombra. Qui non abbiamo più ombra, quindi cambio lato. È bello anche un po' il ritorno alla civiltà dopo tanta area selvaggia. Più avanti un piccolo giardino ci attende. Ci siamo quasi, ecco, questo sarebbe il giardino, ma come vedete in questo momento è chiuso, quindi non è possibile visitarlo. Faremo un video apposito più avanti, evidentemente è un'area che devono ristrutturare e che per il momento ancora non è stata ristrutturata. Quest'acqua testimonia il
temporale che c'è stato. Quando costeggiate un marciapiede con delle pozzanghere così grandi, mi raccomando, fate sempre attenzione alle auto che passano, ovviamente, altrimenti finirete bagnati. Quello che vedete all'orizzonte è il nostro castello. Una volta giunti al castello troverete l'acqua e si potrà bere. Si potrà anche considerare quasi ultimato il nostro percorso, perché pur essendo un cerchio che si può fare a ripetizione, quello che resta sono le scalinate. Lungo il tracciato delle scalinate è molto battuto dai turisti, è meglio non correre, e ci sono invece delle aree verdi dove è possibile intrufolarsi. Quindi in un percorso sportivo io suggerisco di utilizzare questa stop del castello come punto di rigenerazione, dove ci si può rifocillare bevendo. C'è anche un bar in realtà, ma chiaramente se stiamo facendo un percorso di trekking, fermarsi a lungo è sconsigliato, perché l'obiettivo è quello di mettere massa o almeno perdere peso, no? Quindi sì all'acqua, acqua che tra l'altro è anche una fontana gratuita, quindi panorama. Qui al castello, che è il punto più alto del nostro percorso, il panorama sicuramente è da ammirare. Vediamo se trovo un punto per farvi dare un'occhiata. Vedete? Ora la fontana è tutta affollata, ma si vede chiaramente, c'è una fontana, lì in fondo c'è un altro scorcio e le scale. Lunghissime scale da fare con attenzione. Prendiamoci un attimo qui, che c'è il rumore del fiume che merita tanto, piccolo e rapido. Faccio anche un zoom, questo è il ponte pietra. Effettivamente lungo le scale, oltre ai giardinetti, ci sta anche un possibile scorcio sul teatro romano, che è un posto dove si organizzano eventi. Ecco, questo è il ristorante, si entra da qua.
un ristorante posto proprio sulle scalinate. È tutto studiato, perché ovviamente il percorso che vi sto mostrando io è quello completo, uno dei percorsi più completi, ma uno può anche decidere di venire direttamente a fare le scale e fermarsi lì al castello, o anche a metà strada, non per forza fino al castello. Questo che vedete giù è l'altro parco di cui vi parlavo, dove la gente può scegliere di fermare. Vediamo un poco se riusciamo a entrare in questo parco. Vi faccio vedere, sono campo giochi, gli orari di apertura e di chiusura. Il parco è ampio, il parco è abbastanza ampio, ci sono diverse aree. Questo è, vedete in alto, è la funicolare, perché è possibile salire direttamente al castello senza sfruttare le scale. Per i più pigri esiste anche la funicolare. Quindi ci sono questi due archi attraversati i quali si va nel cuore di questo piccolo parco ricavato. Ecco che c'è l'eco appositamente in quest'area, e continua ancora in fondo, però esula un po' dalla nostra registrazione, quindi adesso torniamo indietro, anche perché temo di non avere più spazio di registrazione e voglio invece farvi vedere la chiusura del tracciato, quindi torniamo indietro. Queste sono delle aree dove si può tranquillamente venire in sicurezza. Vedete, ora ci sono dei lavori che stanno conducendo proprio per sistemare, ma sono un'eccezione, di solito non ci sono questi recinti. Quando giungeremo giù all'altezza del fiume, il nostro percorso si concluderà. Anche qui un bivio, noi scegliamo la destra. Attenzione. Altro bivio, questa volta per farvi vedere il teatro andiamo a sinistra, quindi questa volta siamo andati a sinistra, ma vi assicuro che cambia poco. Ho scelto la sinistra anche per evitare il percorso battuto dai turisti, che rallentava un po' il nostro andare. Ecco, vedete, questo è il teatro romano con le impalcature,
dove fanno gli spettacoli, e siamo giunti praticamente sul fiume. Il circuito si può considerare concluso perché, scesi qui, si costeggia il lato sinistro, che dura un altro paio di chilometri, e si ritorna praticamente sui propri passi. Quindi sì, vi ho svelato già un dettaglio che, ricordate, avevo suggerito di calcolare in base alla durata del video e all'andatura media la distanza, e sono circa 2 chilometri. Si procede quindi in questa direzione, costeggiando sempre il lato sinistro, e si ritorna all'appartamento, al mio appartamento. E quindi, quando dico si ritorna al mio appartamento, intendo anche alla chiusura del circuito, che era iniziato proprio a 10 metri da casa. Quindi vi saluto e alla prossima.